Audio o video, podcast o canale YouTube? Se stai pensando di investire in content marketing e sei indeciso su quale strada imboccare, dammi 5 minuti perché quello che sto per dirti potrà aiutarti moltissimo. Benvenuti su Merita, io sono Giorgio Minguzzi e lavoro con le aziende che vogliono avere risultati dal marketing, sfruttare a fondo il CRM e generare nuove opportunità da affidare alla propria forza vendite. Se vuoi continuare ad ascoltare contenuti fatti apposta per chi lavora in azienda, allora ti consiglio di premere subito subscribe così da non perdere nessuna delle prossime puntate. Audio contro video, bellissimo scontro. Lanciamo un podcast o apriamo un canale YouTube? Sia il podcast che i video sono due canali di comunicazione che regalano grandissime soddisfazioni. Devo però ammettere che scegliere non è semplice perché online si trovano vere e proprie tifoserie dell'uno e dell'altro che tendono a raccontare solo il meglio, minimizzando, a volte nemmeno citando, le note sfavorevoli. Per me è importante però fare subito una premessa e dirvi che paragonare audio e video come se fossero perfettamente sovrapponibili non è proprio possibile e non è corretto. Ciascuno dei due ha delle peculiarità che lo rendono unico e più conveniente in certe situazioni e meno in altre. Posso dire di avere una certa esperienza in entrambi i campi. Nel 2015 ho lanciato il mio primo podcast per poi approdare ai video quasi 6 anni dopo. Per comprendere quindi le differenze userò quello che posso, cioè la mia esperienza. Nel 2015 Merita doveva essere un canale video. Ho fatto un po' di prove, ma poi ho avuto paura e ha vinto la mia timidezza. Non mi sentivo di accendere la telecamera, mi vergognavo, così ho optato per i podcast perché qualcuno mi ha convinto che sarebbero stati molto meno complessi da gestire. Ti sto quindi per raccontare quello che ho appreso in 6 anni di impegno sul campo in modo che tu possa evitare tutta la fatica che ho fatto io. Se poi ti va, lascia un like o un commento per farmi sapere se quello che ti sto per dire ti ha aiutato e ti è stato utile. Come ti dicevo, mi sono buttato sul podcast perché non sono stato sufficientemente coraggioso da buttarmi sui video. Cosa ho scoperto? Che non era proprio vera la storia che è più facile fare podcasting. Come per i video, io mi vergognavo della mia voce. Inoltre, dovevo promuovere oltre che produrre il podcast. Erano necessarie un sacco di competenze tecniche che non avevo. Tant'è che per le prime 3 puntate, se ve le andate a risentire è un disastro, c'è un fischio fortissimo e fastidiosissimo in tutti i primi 3 episodi. Ci ho messo almeno un paio d'anni per padroneggiare tutto ad un livello che io ritengo sufficiente. Ma in un certo senso posso dire di essere stato comunque molto fortunato. In lingua italiana c'era così poco materiale da ascoltare che in 4-5 mesi mi ero già ritagliato un bello spazio. Però se oggi produco video per poi ripubblicare la loro versione audio sul podcast, beh, un motivo ci sarà. E adesso te lo racconto, non ti preoccupare, andiamo solo per ordine. Quando c'è da scegliere tra video e podcast, molti ti dicono che è più facile gestire gli audio rispetto a gestire i video. Ed è vero, ma solo in parte, e adesso ti spiego perché. È chiaro che realizzare un video con molte riprese, da più location diverse, con cambi di abito differenti, differenti inquadrature, è ovviamente più impegnativo che registrare sul telefonino una puntata del podcast, che in fin dei conti è un MP3. Ma non è scritto da nessuna parte che debba essere per forza un video così complicato quello che dobbiamo produrre. Basandomi sull'esperienza che ho con i video che pubblico, li avete visti, li vedete nel canale, ecco, devo ammettere che ci vuole un 20% circa di tempo in più per gestire i video. Parliamo quindi di un quinto di tempo in più per montare e realizzare il video rispetto alla gestione dell'audio. Ora, su questo punto vince chiaramente l'audio, ma non di così tanto. Perciò la domanda che uno si deve porre è: quel 20% di tempo in più mi fa accedere a delle nuove opportunità? È davvero un risparmio così conveniente fare audio anziché video solo per risparmiare un 20%? Inoltre, quando cerco di calcolare l'impegno da mettere su questo tipo di investimenti, beh, non è possibile separare il tempo di montaggio audio dal tempo di promozione. Un podcast, una volta pubblicato, si stratifica sotto altri podcast, sotto altri episodi. I video invece vivono per anni e vengono costantemente riproposti, fanno sempre view, anche i primi che ho fatto. Nel tempo questo aspetto è uno dei punti di forza che ha il video con cui surclassa l'audio in maniera proprio incredibile. Questo aspetto ci torniamo tra un attimo, ma il consiglio che mi sento di dare è che se stai pianificando un investimento e la prima cosa che ti viene in mente è: ma quale canale mi farà fare meno fatica? Beh, non stai guardando le cose dalla giusta prospettiva.
Bene, allora quale sarebbe, mi dirai, la giusta prospettiva? Beh, la prima domanda che bisogna porsi è: cosa voglio ottenere producendo questi contenuti? Perché l'obiettivo che ti poni e con cui rendi sostenibile il progetto plasma direttamente la forma dei tuoi contenuti. Vuoi generare brand awareness? Vuoi fare l'influencer? Vuoi trovare dei lead? Vuoi fare affiliate marketing? Vuoi guadagnare con le donazioni spontanee di una community di utenti e di fan? Vuoi ricevere prodotti in omaggio e sponsorizzazioni? Ora, non mi interessa giudicare gli obiettivi di nessuno, ciascuno ha i suoi e non è un problema. Ma ogni obiettivo cambia la forma sia degli audio che dei video. Avendo chiaro un obiettivo, saprai chi desideri raggiungere e capirai dove queste persone preferiscono essere raggiunte da te. Il mio pubblico dove e quando consumerà i miei contenuti, audio o video non importa. Ecco, conoscere la propria audience è quindi fondamentale per decretare la vittoria nella battaglia tra audio e video. Perché qui podcast e video si comportano in maniera completamente differente. Infatti un conto è ascoltare un'intervista in auto, in bicicletta, mentre si passeggia per i boschi, e un conto è guardare un'intervista con camera fissa su due che parlano dentro un monitor di un PC o di un telefonino magari in ufficio. Nel primo caso, se guido per un bel viaggio in auto, posso anche farmi compagnia ascoltando un'intervista di un'ora, di due ore, persino di tre ore. Se invece sono davanti ad uno schermo in ufficio, presterò attenzione solo se quello che dici è di vitale importanza per me. Tutto ciò che non è fondamentale non avrà mai la mia attenzione per così tanto tempo su un supporto di quel tipo. Infatti, uno dei principali argomenti per scegliere tra audio e video è l'importanza che ha per te la retention. Se la retention è il tuo vero obiettivo, allora scegli tranquillamente il podcast. Lì l'audio davvero non ha rivali. Certo è che se non ti conosce ancora nessuno, anche se hai la retention migliore del mondo, che cosa te ne fai? Infatti adesso voglio parlarti di discovery, che è un altro concetto importantissimo per scegliere tra audio e podcast. Quando si parla di discovery, si intende la facilità con cui un utente scopre, entra in contatto con i tuoi contenuti. Su questo punto i video, non solo quelli caricati su YouTube, anche quelli caricati sul sito aziendale, non temono rivali, perché fra SEO e algoritmo di YouTube i video si fanno strada e si presentano loro davanti agli occhi di persone interessate anche a distanza di anni dalla pubblicazione. Per i podcast, buonanotte. Se non ti promuovi, se non ti fai scoprire tu, velocemente sarai dimenticato. Come ti dicevo un attimo fa, quando ho iniziato a fare podcasting io, l'offerta in lingua italiana era poverissima e nel bene o nel male la cover del mio prodotto editoriale saltava agli occhi di chi stava cercando qualche cosa da ascoltare. Insomma, era facile che qualcuno provasse a sentire questo podcast e magari andasse via. Ma non era un problema, fra tutti quelli che passavano, qualcheduno cliccava e rimaneva. Anche perché poi dove volevano andare? L'offerta era in lingua italiana era limitatissima. Oggi il podcasting mostra proprio qui il suo più grosso limite. Sono sbarcati inoltre su questo canale i grossi editori e le grandi aziende che non hanno solo i soldi per fare le cose per bene, ma hanno soprattutto già un audience che riconosce il loro brand o che li segue da indirizzare verso questi contenuti audio. Inoltre sono arrivati ad investire in questo canale anche un sacco di personaggi famosi e semi o più o meno famosi che hanno per vari motivi deciso anche loro di spostare la loro audience da un'altra parte a lì. Parlo della Murgia, la Lucarelli, Fedez, un sacco di giornalisti in cerca di un'occasione e persino tanti youtuber. Oggi quindi è difficilissimo non solo vincere la guerra dell'attenzione contro questi colossi, ma anche solo avere una chance di farsi conoscere, di far sapere che esistiamo. Sì, è vero, le piattaforme, specialmente quella di Apple, regala un po' di visibilità all'inizio, ma questo omaggio finisce molto presto. E se tieni in considerazione che il motore di ricerca dell'app o delle app in generale per ascoltare podcast non è né Google né Bing, ma è davvero rudimentale, capisci subito quanto sia difficile emergere senza un bel investimento in promozione, che poi siano advertising, SEO perché ricopi le trascrizioni delle tue puntate sul tuo blog, social media marketing, spot televisivi, radiofonici, vedi tu, comunque dovrai promuoverti. Sicuramente quindi partendo da zero per superare i 1000 ascolti a puntata in breve tempo, beh, non basta solo un buon prodotto editoriale, serve anche una strategia di marketing su quei contenuti che ti facciano conoscere. Non ti devo spiegare che con competitor che registrano in studio, non in ufficio e nemmeno a casa dentro l'armadio dei vestiti, che quando finisce l'episodio ringraziano 20 persone fra tecnici audio, interpreti, copywriter, assistenti, sound designer, grafici, media buyer, anche la favola
di un podcast che si può fare tranquillamente con il solo telefonino, beh, diventa davvero a questo punto poco credibile. Certo, il setup per partire, per fare un video, è più costoso rispetto a quello che uno acquista quando decide di registrare un podcast, ma di fatto non è poi così differente. Anzi, è solo una questione di luce e telecamere in più, perché il resto praticamente è identico. Anzi, se uno parte col telefonino ha tutto diciamo incluso. Forse starai pensando a questo punto quali attrezzature dovrò comprare, perché magari vuoi lanciare il tuo podcast o il tuo canale YouTube. Beh, se vuoi registrare con il telefonino puoi farlo tranquillamente, anzi ti invito a farlo e a buttarti quanto prima nel produrre sia audio che video. Però se vuoi magari capire quali sono i costi dietro un'attrezzatura un pochettino più professionale, ti ho messo nelle note di questo episodio un link al mio setup, in modo che tu possa farti un'idea di quanto ho speso, di quanto può valere una configurazione media. Quindi a questo punto, audio o video? Personalmente sono giunto alla conclusione che la scelta fra audio e video non sia solo una scelta che deve basarsi sul criterio economico o di tempo, che poi è sempre un criterio economico, ma che sia più opportuno guardare a cosa vogliamo ottenere, a quale audience vogliamo dare i nostri servizi. Se il nostro obiettivo è irrobustire la nostra relazione con i clienti, aumentare la loyalty di persone che già ci conoscono, di membri della nostra community o di nostri fan sfegatati o più o meno sfegatati, pochi o tanti non è importante, l'audio è un canale imbattibile. Se è così, le vanity metrics degli ascolti ci interessano, ma fino a un certo punto. Se sono persone con cui siamo già in contatto e abbiamo già modo di dir loro qualcosa, le spostiamo e diciamo loro di venirci ad ascoltare su uno dei vari player, quello che vogliono loro, che ci sono sul mercato. Mettiamo quindi il nostro focus sulla retention e se qualche nuovo contatto si avvicinerà grazie ai podcast, meglio così. Mentre se siamo alla ricerca di visibilità o di notorietà, se vogliamo farci conoscere da chi ancora non sa chi siamo, se stiamo cercando di ampliare il nostro numero di clienti e quindi vogliamo farci conoscere sul nostro mercato di riferimento, beh, sicuramente meglio il video. Voglio specificare che non mi riferisco esclusivamente a YouTube quando parlo di video. Ad esempio, proprio io personalmente creo questi contenuti per farmi conoscere come professionista. Io non sono interessato a fare quello che si chiama lo YouTuber. A me interessa sfruttare il bacino di utenti di YouTube per spostare più persone possibili sul mio sito, chiaramente persone in target, interessate a quello che faccio, e farmi conoscere professionalmente. Chiaramente persone che un domani possano magari diventare miei clienti o magari miei partner per fare dei lavori. Per questo dico che la mia strategia sui video è solo in parte legata a YouTube, perché i video che trovi sul mio sito, ti sfido ad andarli a vedere, non sono solo quelli che ci sono su YouTube, e in generale tutti o quasi sono ospitati su una piattaforma diversa che mi aiuta a generare lead. Li carico su una piattaforma apposita di video marketing, non quindi solo su YouTube, perché voglio dei dati che YouTube non mi dà. E poi mi interessa che questi dati transitino subito verso il mio CRM. Ne ho parlato nell'episodio 259, quindi se ti interessa questo tema ti consiglio di approfondire lì perché troverai davvero delle informazioni utili. Ad ogni modo avrai capito, se ti devi far conoscere da persone nuove, il video ad oggi è il canale che fa per te. A questo punto la domanda che ti sarà venuta in mente, perché lo so e ti conosco, ormai è questa. Ma se volessi farli tutti e due, se registrassi i podcast anche in video e li mettessi su YouTube? E vabbè, tu vuoi la botte piena e la moglie ubriaca. Questa idea era venuta in mente anche ad Apple e i più anziani se lo ricordano, perché iTunes aveva una sezione audio e una sezione video. Purtroppo quei video non decollarono mai e Apple decise di tenere la piattaforma solo per gli audio. Non è un bel precedente questo, ma perché è successo? Se prendiamo un video e lo trasformiamo in audio, possiamo sicuramente caricare il file MP3 da qualche parte per farlo diventare un podcast. Ma sarà difficilissimo crescere in quell'ambito, perché l'ascoltatore soffrirà sempre un pochino. Avrà sicuramente un'esperienza utente più povera, perché per lui sarà irritante ascoltare dei suoni di azioni che non vede, come ad esempio gli whoosh di certi cambi scena. E soprattutto sarà per lui irritante ascoltare il podcast mentre dici «Guarda questo grafico, clicca qui, come puoi vedere?» Tutte frasi che, diciamo, per lui non hanno significato. Del resto, anche la strada opposta è poco percorribile, perché prendere un'intervista di 2 ore e caricarla su YouTube in formato video con un'inquadratura fissa o semifissa è un'esperienza poverissima anche per l'utente video. Chi sarebbe in grado di seguire 2 ore di video a inquadratura fissa con uno che parla? Dai, nessuno. Ma lo fa Joe Rogan, eh? Anche puntate oltre le 3 ore. Vabbè, dai. Mi vuoi prendere in giro? Mi prendi per i fondelli.
Ma stai scherzando? Vero, eh? Per carità, Joe Rogan lo fa. Ma tu sei Joe Rogan? Hai accesso allo stesso network di celebrity e di VIP che ha lui? È molto difficile che la tua intervista di 3 ore faccia presa sul pubblico allo stesso modo di quella di Joe Rogan. Alcuni podcaster scelgono di pubblicare il loro podcast audio su YouTube con un'immagine fissa che non cambia mai. L'ho fatto anche io, l'ho fatto con Merita, usando questa funzione che ha automatica, diciamo, Spreaker. La morale è che sì, ci ho guadagnato onestissimamente 1500 follower su YouTube a costo zero, non sono male, ma ho generato problemi a quel canale con l'algoritmo. Perché se il pubblico aspetta un video e poi trova un'immagine statica ferma lì per un'ora di intervista, beh, il pubblico impiega 2 nanosecondi a salutare, a cliccare e andarsene altrove e a cercare quello che vuole. Tutti segnali che convinceranno l'algoritmo di YouTube che i miei contenuti sono davvero poveri, nessuno li vuole vedere e verranno sempre fatti vedere meno. Diciamoci la verità, audio e video sono diversi e andrebbero sfruttati correttamente con 2 prodotti distinti. Il problema è che tutti noi abbiamo poco tempo e quindi cosa facciamo? Io, nella mia esperienza, ho cercato di trovare un punto d'incontro che sia più o meno a metà strada. Puoi accorciare i tuoi video, perché non c'è scritto da nessuna parte che le interviste debbano durare 1 ora o 2 ore. Puoi tenere presente che quando parli nello script che segui non dici mai video, ma dici episodio, in modo che le persone che ascoltano e basta non siano escluse, cercando quindi di confezionare un prodotto editoriale che sia video, ma in realtà fatto anche per audio. Oppure possiamo prendere i file audio e generare un video con dei frequenti cambi di scena e una certa quantità di b-roll, cioè di immagine in movimento, magari generiche, in modo da dare dinamicità e ritmo al video, che è un po' meglio di vedere un'immagine fissa. Un'altra alternativa che abbiamo, per chi opta per l'audio, si può registrare in formato anche video durante l'intervista e poi si può realizzare un riassunto di quell'episodio da pubblicare solo su YouTube. Un'altra strada è quella di sfruttare le medesime registrazioni per pubblicare qualcosa di diverso. Pubblico l'audio intero dell'intervista lì e poi uso degli scampoli, delle sezioni, degli spezzoni di quei video per fare altro. Facciamo un esempio. Potrei intervistare, che ne so, Mr. Beast e pubblicare l'intero audio dell'intervista in formato podcast. E poi usare degli spezzoni all'interno, diciamo, di un altro video completamente diverso su un tema simile ma differente, che ne so, che si intitoli 5 segreti di Mr. Beast, lo youtuber più famoso del mondo, dove io spiego questi segreti e ogni tanto metto delle clip all'interno. Come sempre, nulla è irrecuperabile. Io ad esempio sono partito giurando di fare solo audio, poi oggi sono contento dei risultati che stanno arrivando dalla mia strategia di video marketing. L'importante è passare quanto prima all'azione e non stare troppo a tergiversare, ad aspettare, a ragionare. Se ti ho aiutato a chiarirti le idee, ti va di dirmelo, lascia un commento o un like sotto questo episodio. Se invece vuoi consultare le note per vedere, per cercare i link, per capire un po' meglio quali sono gli strumenti di hardware e software che servono a fare questo tipo di percorso, beh, sono al solito posto, merita.biz/271. Ricordo come sempre il gruppo Telegram, telegram.meritabiz, che è il luogo in cui la discussione continua e potete avere accesso direttamente a me, basta un messaggino. Bene, davvero tutto per oggi, io sono Giorgio Minguzzi e questo è Merita. Ciao!